un evento a costo zero, in cui dei cittadini vengono qui a parlare, a raccontarvi determinate cose, voi venite qui, fate critiche, domande, qualsiasi tipo di intervento. Secondo me è una roba miracolosa questa qui ad Andria, in una terra meravigliosa ma anche molto problematica. E la politica è la cosa più bella che possiamo fare, è provare a risolvere assieme determinati problemi, non è nient'altro. Noi siamo entrati, come sapete, 9 mesi fa, pieni di difficoltà, e credo che abbiamo colmato quel gap che c'era tra questi politicanti di professione e noi cittadini onesti, perché quello che siamo solamente dei cittadini onesti. Magari c'è qui anche tanta gente dubbiosa che ascolta, che si informa molto con la televisione, per carità, il dubbio è rivoluzionario. Però quello che dobbiamo fare in questo momento è provare un pochino ad andare oltre, cioè ad alzare un po' le chiappe, io oggi l'ho scritto, avvicinarsi ai propri dipendenti, perché io e Giuseppe siamo dei dipendenti di cittadini, voi ci pagate lo stipendio, ci pagate uno stipendio molto molto alto, guadagniamo circa 3.000 euro al mese, che sono tantissimi, anche se poi ce ne entrano 14.000, ma noi restituiamo le eccedenze e con i soldi che restituiamo possiamo sostenere delle piccole e medie imprese. Comunque dobbiamo partire dal presupposto che noi siamo dei dipendenti dei cittadini, cioè i cittadini sono dei nostri datori di lavoro, un datore di lavoro il proprio dipendente lo deve controllare. All'interno di quel Parlamento non è che sono tutti delinquenti, però proprio il sistema come è costruito è talmente incancrenito che anche una persona onesta che entra in un partito tendenzialmente poi non è che diventa per forza disonesta, ma sottostà ai diktat del partito stesso. A me capita tante volte a Montecitorio di andare a parlare soprattutto con, ma in realtà parlo con tutti, però spesso mi capita di parlare con i colleghi del PD. E spesso chiedo una domanda molto, molto semplice: ma tu sei d'accordo con l'intervento in Afghanistan? Io assolutamente no. E perché hai votato sì? Questa è la risposta. Ecco, è intollerabile, è intollerabile. Il problema è proprio come funziona questo palazzo, che l'abbiamo sempre visto molto distante, mentre invece queste iniziative ci consentono di avvicinarci al palazzo. Noi ci stiamo dentro, oggi stiamo noi, domani ci starete voi. Il Movimento 5 Stelle è un progetto, è un, come dire, un passarci il testimone. Io e Giuseppe non vogliamo stare tutta la vita lì dentro, uno perché, ma sentite, che state facendo così? State salutando? Cioè magari abitate qua dentro, sentite? No, perché vedevo le mani. Ah, stava salutando. Ci hanno fatto credere che la politica sia A, una cosa schifosa, invece davvero la più alta attività che essere umano possa fare, B, una cosa complicata, invece è la cosa più semplice del mondo. Non ci vuole Einstein a capire che in un momento di crisi dobbiamo tirare fuori i soldi per istituire un reddito di cittadinanza, che il reddito, cioè avere un reddito, è un diritto come avere una casa o respirare l'aria o riuscire ad avere dei vestiti per coprirsi, cioè un diritto al di là del lavoro. Non ci vuole un genio a capire che non occorre oggi comprare gli F-35 ma tirare fuori delle risorse per abolire l'IRAP e rilanciare l'economia. Non ci vuole un genio a capire che vanno tutelate le imprese che investono nel territorio italiano, nella Puglia, e tu non puoi permetterti di importare roba cinese da prodotti gastronomici a water senza alzare dei dazi per dei paesi che esportano e che noi dobbiamo importare determinati prodotti, ma che lì sfruttano magari il lavoro minorile o hanno delle possibilità di abbattimento del costo del lavoro inimmaginabile per lo stato sociale che abbiamo noi. È inimmaginabile, no? Ecco, la politica è roba facile, io pensavo che fosse complicata, siamo entrati in Parlamento ed è facile, cioè generalmente non è molto complesso. Studi un documento, lo studi un decreto, tiri fuori le porcate, quelle che noi definiamo marchette, e le contrasti, noi che siamo opposizione. In 9 mesi di Parlamento non abbiamo ricevuto una critica su un voto. Se ci pensate, un parlamentare dovrebbe essere giudicato sulla base di quello che vota. Tu hai votato questo, quindi ti attacco. Hai votato questa cosa, sei stato bravo, ti elogio. Mentre invece le uniche critiche che riceviamo sono state la famosa fiducia al PD. Non so se c'è qualcuno del PD, insomma non deve alzare la mano. Io ho votato PD un tempo, poi ho capito, mi sono totalmente disintossicato, sono una persona libera adesso, libera. Io sono entrato lì dentro e pensavo che fossero differenti PD e PDL, perché io proprio anti-Berlusconi, no,
Anzi, come dissi, il PD è un po', probabilmente è peggio, perché ti prende per il culo meglio. Perché almeno i berlusconiani te lo dicono, noi siamo qui per farci i cazzi nostri, te lo dicono tranquillamente, tu lo sai. Mentre il Partito Democratico ti dà la pacca sulla spalla, o noi siamo compagni, facciamo delle cose insieme, e poi votano le stesse cose che votano quelli di Forza Italia, sempre le stesse cose. Ecco, abbiamo ricevuto questa critica, oppure l'altra critica, perché non andate in televisione? Perché è più bello questo, perché ora voi venite qui, ci fate delle domande, perché si crea una partecipazione nuova. Non esistono i salvatori della patria, né i sindaci assenteisti che fanno queste pseudo provocazioni ridicole. Dice, ah, ma andate a guardare la proposta di Renzi. Ma che ha proposto? Le proposte si fanno in Parlamento, non sui giornali o in televisione. E uno dice, io ti propongo questa cosa senza sapere nulla, perché questa persona piuttosto ignorante non sa neanche il costo reale del Senato, non sa nulla. Cioè non sa davvero che cosa. Una volta, rispetto alle slot machine, ha detto, ma presentiamo un ordine del giorno, senza sapere l'ordine del giorno non impegna il governo. Cioè davvero una persona ignorante che se non avesse delle televisioni che lo pompano in questo modo, cioè dei benedetti dietro, perché fondamentalmente Renzi ha solamente dei benedetti dietro, sarebbe una persona che avrebbe difficoltà a trovare un lavoro normale, anche perché non ha mai lavorato un giorno nella propria vita. E questo è il concetto. Cioè se la politica è una professione, se tu tutta la vita vuoi stare in quel palazzo, alla fine ti corrompi, perché farai di tutto, qualsiasi compromesso, pur di rimanere in quel palazzo. Perché che vuoi fare da grande? Che vuole fare Renzi, Civati? Che vogliono fare da grande? I ministri, i politici? Io no, io voglio fare lo scrittore, magari lui vuole tornare alla sua professione. Quello è il concetto. Se noi liberiamo la politica dai soldi, che sono utili per vivere, ma non ci danno la felicità, l'assenza del denaro utile per vivere ci dà infelicità, ma dobbiamo guadagnare il giusto. Se togliamo i soldi e togliamo il concetto di politica come professione e facciamo queste agorà in tutta Italia, non le facciamo tutte le settimane, domani sto in Calabria, liberiamo totalmente, come dire, le istituzioni dal malaffare, dalle persone che vogliono stare lì solamente per farsi i propri comodi, i propri affari, perché di questo si tratta. Noi cittadini siamo meglio di loro. Un cittadino onesto, il peggiore di noi è meglio del migliore di loro. Guardate, noi li abbiamo visti quotidianamente, pensavamo che fossero dei personaggi, non lo sono, valiamo molto molto di più. Se iniziamo a partecipare, a informarci in maniera alternativa, a moltiplicare queste iniziative, anche in vista delle europee che sono fondamentali, noi non sappiamo nulla dell'Europa, nulla. Sappiamo come funziona Bruxelles, sappiamo chi è un parlamentare europeo a parte Mastella, non sappiamo nulla, eppure li paghiamo. Non ci dicono nulla, per quello dobbiamo vincere l'Europa, andare lì e aprire anche Bruxelles come una scatoletta di tonno e cambiare totalmente, rivoluzionare. Lì poi non si governa, no? Lì dobbiamo controllare, per cui è importantissima la presenza di cittadini liberi e onesti all'interno delle istituzioni europee. Cioè, vi rendete conto? Cioè, se ci pensate, è una follia collettiva questa. Votiamo alle europee e poi non sappiamo che fanno, chi sono, quanto guadagnano, che progetti portano avanti, perché oltretutto la stampa non segue i parlamentari europei. È folle. Ecco, oggi con la rete si può organizzare un'attività qui ad Andria a costo zero, a parte appunto voi che siete venuti da tante parti della Puglia. Possiamo informarci in maniera alternativa, potete controllare noi, perché non vi dovete fidare neanche di noi, magari io e Giuseppe stiamo dicendo tutte bugie. Controllate, partecipate, appartenete a dei gruppi locali, convincete degli amici, dei parenti che si informano solo attraverso la televisione, che è davvero uno strumento che crea distanze. Io poi ci andrò in televisione, ci andrò, perché poi mi rompono le palle tutti, va in televisione, ok, però non è quella che ha. Oggi soprattutto non stiamo in campagna elettorale, solo il Movimento 5 Stelle fa iniziative del genere, non in campagna elettorale, perché non ci interessano i voti, ci interessa che i cittadini smettano di essere, noi cittadini smettiamo di essere sudditi, perché è stata la mancanza di partecipazione a creare questi mostri, da Berlusconi a Bersani a Renzi, che sono la stessa cosa poi. Sono la stessa cosa. Qualcuno si presenta come nuovo, ma dietro gli stessi identici gruppi di potere. Ce ne siamo accorti adesso con la battaglia contro i lobbisti. Il discorso è che sono i lobbisti che comandano il Parlamento. Se tu togli i lobbisti, se tu fai una battaglia contro di loro, togli i soldi ai partiti, i partiti sono morti, non valgono nulla. Se gli togli i quattrini, sono finiti, perché nessuno può venire qui in strada senza scorta, con la credibilità che abbiamo io e Giuseppe, in mezzo ai cittadini, a ricevere anche dei vaffanculo. Mandateci a fanculo, però motivatelo. Vorrei che venisse motivato un vaffanculo. Io a Bersani e a Berlusconi vaffanculo glielo direi, però li motivo anche. Posso stare ore a motivarli. Motivate le critiche a noi, senza dire vi comanda Grillo, Casaleggio. Io ho votato 2760 volte in 9 mesi. Non c'è mai stata una volta che ho parlato con Beppe Grillo prima di votare. Se avessi sentito minimamente un problema di gerarchia all'interno del Movimento 5 Stelle, io già stavo sulle Ande. Io la libertà mia non la baratto con niente. Ho scelto il Movimento 5 Stelle perché siamo dei cittadini liberi, totalmente.
solo che la TV ti racconta l'esatto opposto. Che Grillo guadagna con il blog, che Casaleggio è massone, che noi siamo governati come bacchette. L'unica prova che chi è governato sono i partiti. Sulla Cancellieri il PD voleva affossarla, giustamente, perché è vergognoso quel che è successo con l'Igreste. È venuto Letta nella saletta dei gruppi sotto a Montecitorio e gli ha detto: se fate decadere il ministro, crolla il governo. E la gente, quelle persone lì che hanno investito del PD, che hanno investito migliaia e migliaia di euro nelle campagne elettorali, non possono permettersi di tornare a casa perché devono recuperare l'investimento. E questo è il concetto: se togliamo i soldi dalla politica, miglioriamo il livello dei deputati e dei senatori all'interno delle istituzioni. Voi magari in tanti lo sapete, e concludo, io per la mia campagna elettorale ho speso 140 euro. Io 140, dico, ammazza, siete proprio... Non devo smettere di dirlo, evidentemente. Sono ripetitivo, questo sta dicendo. Sei uno stalker, tu. Classico, ce ne sono alcuni, quelli che mi parlano alle 4 del mattino delle scie chimiche. Risolvi il problema delle scie chimiche. Va bene, non alle 4 del mattino, che non posso, neanche si vedono. No, tu no, però ci sono alcuni. Ma è bello, cioè la partecipazione, la rete, è davvero bellissimo. Noi dobbiamo iniziare a ragionare, e concludo, che quella cartaccia lì sta a casa mia. Questa cartaccia qua che qualcuno ha buttato, non è che l'avete buttata nella strada di Andria, l'avete buttata a casa, qualcuno l'ha buttata a casa sua. Guardate che questo è il concetto, cioè lo Stato siamo noi, i beni comuni, questa roba è nostra, ci appartiene questa strada, ci appartiene il mare della Puglia, ci appartiene il futuro, la scuola pubblica, sono cose nostre, ci appartengono le istituzioni. Sisto del PDL, quando abbiamo occupato il tetto, ha detto: hanno occupato i nostri spazi, i nostri spazi. Quella è casa dei cittadini, quella è casa del popolo. Infatti lanceremo un'iniziativa, diventa anche tu cittadino lobbista. Dato che abbiamo fuori dalle commissioni lobbisti della Sorgenia, di De Benedetti, di fabbriche che vogliono marchette, di piccole e medie imprese, di questi, magari di giornali, vogliamo invitare dei cittadini disoccupati, degli studenti che hanno perso, che non hanno possibilità, magari parenti che hanno perso dei figli o dei nipoti nella terra dei fuochi, quando discuteremo il decreto, li mettiamo lì, i cittadini lobbisti che fanno pressioni sui parlamentari affinché vengano comunque adottati dei provvedimenti giusti. Quella è casa nostra. Io sono molto, poi qualcuno mi conosce, sono molto entusiasta, uno perché viviamo un gruppo parlamentare eccellente, siamo davvero fratelli oltre che colleghi, e l'avete notato in 9 mesi quanto siamo migliorati, no? I primi tempi si avevamo paura, anche ad andare in TV era complesso, vedevamo questi personaggi, cioè, immaginate, noi probabilmente ora siamo molti più di 160, però tutti voi che da un giorno all'altro entrano e diventano deputati, io non c'ero mai entrato alla Camera neanche in gita scolastica, cioè non è facile, eppure in 9 mesi ce l'abbiamo fatta, cioè pensate che ci hanno raccontato che era così complesso, non è vero. Riprendiamoci questo paese attraverso la partecipazione, informando gli amici e parenti, provando a spegnere la TV, è molto importante, nascondendo i telecomandi, li potete mettere sotto ai divani, poi sotto ai divani nessuno li trova più. È veramente importante spegnere la televisione oggi, solo accendetela solo quando ci andiamo noi, che è una cosa ottima. Mai. Sotto i divani li trovano, tu hai... È facile darlo al nipotino. A un nipotino, che poi è stato al cane. Perché la televisione è davvero... oggi questa è davvero una guerra democratica, ma soprattutto per liberare l'informazione. Perché scrivono balle su tutto e poi sono capaci di mistificare totalmente la realtà. L'altro giorno appunto il sindaco Renzi è riuscito a dire: noi abbiamo votato contro l'abolizione delle province, vi racconterà qual è il decreto, noi ci siamo addirittura astenuti perché non aboliscono nulla, semplicemente cambiano il nome alle cose. L'unico modo per fotterci è cambiano il nome, l'IMU diventa un'altra cosa, gli inceneritori diventano termovalorizzatori, la guerra in Afghanistan diventa missione umanitaria, come dico sempre le mignotte diventano escort, così, ma non è una mignotta, è un escort, no, è una mignotta. Se cambiano il nome, perché ci vogliono prendere in giro, le province diventano città metropolitane, ma si candidano sempre, prendono sempre i soldi. C'è un unico modo per abolire le province, fondamentalmente essere coerenti, come fa il Movimento 5 Stelle: noi siamo contro le province, non ci candidiamo alle elezioni provinciali, noi siamo contro il finanziamento pubblico ai partiti, non prendiamo qui il finanziamento pubblico ai partiti, non serve una legge, serve la coerenza. Allora concludo, magari giù c'è qualche scettico, votate chi vi pare, non vi piace Beppe che strilla troppo, non vi piaccio io, non vi piace Giuseppe D'Ambrosio, legittimo,
Votate chi volete, però partecipiamo, informiamoci e soffiamo sul collo. Sta uscendo, sta entrando qualcuno. Chissà che pensa il... E soffiamo sul collo ai nostri deputati e ai nostri senatori, perché davvero è l'assenza di partecipazione, l'assenza, come dire, di amore verso la politica, che è una bellissima cosa, che ha generato la crisi totale del nostro paese, ma siamo capaci di recuperarlo. Dipende solamente da noi, il potere ce l'abbiamo tutti quanti noi. Ora lascio la parola a chi vuole intervenire, viene qua e dice quello che vuole.